Ciao a tutti da Podarak, bentornati qui su Eurocoach Simulator, la mod dedicata agli autobus su Eurotruck Simulator 2. L'altra volta abbiamo guidato il Marinobus e ho visto che vi è piaciuto. Eravamo arrivati qui ad Ancona e quindi che cosa voglio fare? Voglio fare il tragitto fino a Bologna e poi da Bologna arriviamo a Milano. E dovremmo farcela in questo video. Ovviamente non solo faremo questo, come sempre io in questo viaggio non solo viaggerò, ma parlerò con voi dei fatti miei. Allora, qui eravamo ad Ancona se non vado errato e sono sempre con il mio grandissimo amato Logitech G923. Oggi mi ha fatto prendere un po' un colpo il Logitech, perché stavo bello tranquillo qui sulla sedia, ho detto dai, facciamo un gameplay su Eurotruck Simulator, prendiamo il volante, attacchiamolo, oh l'attacco e non va. Ho detto no, si è già rotto. No, per fortuna no, perché si stavano aggiornando i driver del Logitech G-Hub. Secondo me è successo qualcosa, qualche casino. Ho riavviato il computer, staccato, riattaccato la spina più volte e ha ripreso a funzionare. Spero sia stata una questione di driver, però comunque questo volante è una bomba, tranne il mio microfono non è una bomba perché continua a crollare. Aspetta, che io continuo a mettere mani al microfono, ma non voglio che mi copra completamente la faccia ed è per questo che continuo a muoverlo. Comunque, io sto guidando un po' malino oggi, Però voglio vedermi dall'esterno un po' questo... Aspetta, dov'è che devo andare? Ok, a destra, per fortuna che mi sono fermato. No, polizia, polisei però! Scusi, la precedenza a me. Ce l'avevo io la precedenza, raga. Ho messo pure la freccia. Questo è abuso di potere. No, vabbè, l'intelligenza artificiale di Eurotruck, che ogni tanto fa fare pazzie all'intelligenza artificiale. Comunque, stavo dicendo, mi ha fatto un po' venire un coccolone, però penso si sia ripreso. Nel caso comunque, se state cercando un volante, spesso me lo chiedete, Podra, che volante mi consigli? Come volante vi consiglio o il Logitech G29, che comunque è ancora buono. L'unica cosa, va bene, non ha il True Force, però non è che è tutta sta mancanza, nel senso va bene lo stesso. Anche un buon volante, il Thrustmaster T150, oppure prendete questo Logitech G923 che è una bomba e ci sta. E allora, per quanto riguarda Marinobus, volevo ringraziarli pubblicamente in questo video, perché... voi, ma comunque anch'io, io ho inviato il precedente video e mi hanno ringraziato, anzi mi hanno anche fatto un piccolo omaggio, mi hanno regalato un biglietto nel caso volessi ritornare a viaggiare e li ringrazio. E niente, continuiamo con questo viaggio perché vi devo raccontare un sacco di cose. Io uso i video di Eurotruck, American Truck, Bus Simulator, Eurocoach per parlare di me. Oggi è... aspetta, che giorno è oggi? Oggi è il 5 marzo, per voi sarà non so quale data della settimana. E mi sveglio perché devo andare al lavoro, sono le 7:30. Alle 7:30 precise, indovinate chi mi contatta? Mi contatta YouTube. YouTube, quando ti contatta... è sempre per brutte notizie, quando leggi mittente YouTube... ah! Che è successo? Che è successo? Che è successo? Allora, non riguarda Podera Games questa volta, stranamente. Perché Podera Games, come ben sapete, in passato ha avuto alcune vicissitudini, se si può dire. E questa volta tocca a Poderak. Anche lì ogni tanto mi è capitato qualche sassolino nella scarpa, ma si è sempre risolto tutto perfettamente, perché alla fine io non è che faccia cose illegali, ecco. Questa volta mi ha scritto YouTube dicendo: guarda, dal primo, no, dal non so che giorno di aprile, forse metà aprile,
a seguito di ripetute violazioni, il tuo canale non sarà più monetizzato con il network, nome del network. Questo cosa significa? Significa che YouTube ha bannato praticamente il mio network. Per chi non lo sapesse, su YouTube, quando tu fai una partnership, puoi fare la partnership diretta con YouTube oppure con il network. Quando si sceglie uno, quando si sceglie l'altro? Si sceglie uno quando vuoi avere un po' di garanzia. I network sono un po' come un'assicurazione, nel senso, tu li tieni, allora, in teoria dovrebbero aiutarti a farti crescere, a trovare sponsorship, a fare eventi. In realtà il 99,99% dei network non fa queste cose, si prende solo i vostri soldi, vi dà la vostra percentuale, lei si prende la sua e finisce lì. È tipo una mafia, ecco. Non sto generalizzando, attenzione. I network non sono tutti così, almeno spero. Però i network cosa fanno sostanzialmente? Ti dicono, ti proteggiamo! Solo che ci devi dare una percentuale. Ma non facciamo niente, non ti facciamo un evento, non ti facciamo crescere, forse ogni tanto ti inviano della musica che puoi mettere nei video, ma la maggior parte delle volte si tratta di musica che, se metti nel tuo video e te ne vai dal network, la prendi lì. Quindi sostanzialmente i network non offrono niente. E niente, è arrivata questa email dove YouTube dice: guarda, abbiamo proceduto con il ban dal 15 aprile, mi sembra, o comunque metà aprile, il tuo network, il tuo canale non sarà più monetizzato con Freedom. Quindi la buona notizia però è che non è proprio un, perché teoricamente, se la cosa va in porto, perché vi spiego, non è detto che va in porto, adesso man mano arriviamo, il mio canale va direttamente con Google AdSense. Praticamente io vado come se fossi un partner diretto di YouTube, il che non è male, perché non devi dare nessuna percentuale a nessuno. L'unica cosa è un po' questo problema qui, che dici, se ho problemi, vabbè, se hai problemi contatti il network, ma se non hai il network, chi contatti? È anche vero però che se segui le regole su YouTube difficilmente ti succederà qualcosa. Su questo c'è, cioè, davvero è un pozzo aperto e non si capisce come metterci una pezza sopra per evitare di cadere dentro. Io personalmente ritengo che hanno qualche problema i network, perché effettivamente non offrono granché al creator, se non problemi come questo. Ma a dire la verità, a tal proposito, già YouTube un po' ci sta lavorando, secondo me, e vi spiegherò. Tornando a parlare del network, io ho contattato il network e ho detto, scusate, che succede? Bugo, che succede? Loro mi hanno detto, guarda, non lo sapevamo manco noi, l'abbiamo scoperto adesso. Anche noi abbiamo ricevuto queste mail non l'ho ricevuta solo io, l'hanno ricevuta tutti i partner. Loro hanno scritto, guardate, non preoccupatevi, i pagamenti arriveranno lo stesso, non cambierà nulla, stiamo lavorando già con YouTube perché è un errore. Allora, sulla questione che YouTube sbagli, allora, avete già sentito altre storie dei YouTuber, difficilmente YouTube ci ripensa su determinate cose, però mi riservo di stare, diciamo, con le mani in alto, nel senso che può essere effettivamente un errore, però che brutta figura ha fatto YouTube. Ha detto a tutti i partner che questo network ha violato le linee guida. Cioè, io fossi il network mi arrabbierei pesante, però vabbè, magari è così, magari si risolve e dicono, guarda, è stato un errore, è tutto a posto. Spero solo che non sia una tecnica del network per dire, guardate, è un errore, per tirarla lì alle lunghe, cioè farti mantenere il collegamento fino ad aprile. Io sono un malpensante, le penso tutte, però in questi tempi non ci si può fidare di nessuno. Il problema è che potrebbero dire, rimanete collegati, così non solo non ti pagano gli arretrati, non ti pagano neanche il mese di marzo, nel senso,
fino a dove riescono a accaparrare, accaparrano. Spero che non sia così. Nel senso, teoricamente, se facciamo finta che chiudono effettivamente questo network, il network per i successivi 2 mesi dovrebbe continuare a pagare gli arretrati che non ha mai erogato. Io penso che se questi chiudono spariscono con i soldi. Però che ci puoi fare? Non è che questo network non è neanche in Italia. Non è che posso andare fino, non so neanche di dove, in Irlanda, Hong Kong, Svezia. Non so dove si trova questo network. Uno una volta che l'ha presa lì nel... Non puoi fare nulla. E quindi c'è questa brutta situazione, nel senso che per, penso, 3-4 pagamenti, 3-4 mesi c'è il rischio che vengano, diciamo, bruciati, persi per sempre. Spero di no. Anche perché, vabbè, sapete, io comunque non è che vivo di YouTube. Però comunque è un dispiacere, nel senso, hai lavorato per quei contenuti e che qualcuno guadagni sulle tue spalle darebbe fastidio a chiunque. Non penso sarà il caso. Io spero nella onestà del mio network, nell'onestà di YouTube, nell'onestà di tutti. Però di sti tempi, soprattutto in questo periodo, la vedo nera. Comunque confido che si sistemi tutto. Magari nei prossimi video, se la situazione vi interessa, cioè magari un brother che non ce ne frega niente dei tuoi problemi, non ce ne frega niente, punto, stop. Se invece vi interessa, mi raccomando, lasciate mi piace, scrivetemi nei commenti, ah, Boderak, dici di più, e io vi farò sapere. Oggi è il primo giorno, quindi non so come si evolverà la situazione. E non so neanche se disconnettermi dal network. Qui c'è sempre, è vero, il problema dei limiti del camion. Scusi carabinieri, non volevo. E niente, è un problema che sinceramente, boh, dici, che pizza. Pizza, perché alla fine te la devi vedere te. Cosa dico riguardo i network? Dico che qualche mese fa, penso a novembre dell'anno scorso, cosa è successo? È successa una cosa strana. Non solo al mio network, ma questa volta a tutti i creator. È arrivato un'email da YouTube dove dice: guarda, un consiglio personale, ha detto YouTube. Da oggi sarà obbligatorio per il tuo canale richiedere la connessione a Google AdSense. Perché prima cosa succedeva? Tu ti iscrivi al network e il network ti pagava. Non necessariamente dovevi avere Google AdSense. Adesso cosa è successo? È successo che YouTube ha obbligato tutti i creator a partire da novembre, o comunque giù di lì, a iscriversi a Google AdSense. Perché? Perché potrebbero esserci dei futuri aggiornamenti. E già lì io all'epoca dissi: Aia, YouTube, ho capito io già cosa vuoi fare. E oggi una mezza conferma l'ho avuta. Non so come andrà a evolversi la situazione, magari veramente è stato un errore, tutto si risolve. Quindi che cosa sta succedendo? Oggi è successo al mio network questa cosa. Ma il problema è che con buona probabilità la cosa può succedere ad altri network. Il mio network è un network che tendenzialmente accettava un po' di tutto. Nel senso, non dovevi avere per forza tanti iscritti. E quindi ci sta che forse qualcuno ha fatto qualche errore. E come ben sapete, qualche anno fa le regole sono un po' cambiate. Se qualcuno subiva dei copyright strike, li subiva anche il network. Cosa che è un po', cioè dice, uno dice, se ho 100 persone che non è che le puoi controllare tutte, giustamente diceva il network. E effettivamente è stato così, non è che dopo 3 segnalazioni effettivamente i network sono stati buttati giù. Ma sembra che adesso YouTube faccia sul serio. E quindi se il network sbaglia, o anzi i creator del network sbagliano, viene penalizzato tutto il network. Chiudendo così a tutti gli effetti il network.
la cosa è un po' preoccupante, non tanto per i creator che comunque in qualche modo sono stati salvaguardati da YouTube perché gli hanno detto: guarda, iscrivetevi a Google AdSense nel dubbio. Così dovrebbe succedere a me, nel senso, se dovesse andare male la cosa. E sempre qui il problema della velocità dei camion. Devo togliere i limiti. Devo togliere i limiti e mettere quelli delle auto, per forza. Comunque, io dovrei stare a posto. Il problema sono i pagamenti arretrati, che nel caso c'è il rischio che li perdo se il network chiude. Senso, spero che li liquidi quei. Però. Il problema è che, ok, YouTube, il tuo scopo è quello di rimuovere i network, perché hai notato anche tu, servono a ben poco. Ma ti stai attrezzando per permettere ai creator di contattarti in caso di problemi? Se io voglio discutere con qualcuno, c'è una figura simile a un network che mi posso appoggiare e sostenere in caso di problemi? Punto di domanda. Questo non lo sapremo mai. Lo scopriremo vivendo. Perché magari effettivamente YouTube che cosa sta facendo? Dice: perché devo dare i soldi ai network, quando questi soldi lo potrei dare a dei dipendenti di YouTube che si occupano della gestione dei creator? Ci starebbe come idea. Ci starebbe però anche l'idea che ci fossero queste figure, perché se non ci sono, io Poderac ho un problema, a chi chiedo? Anch'io sono dell'idea che i network sono un po' un problema, nel senso che non fanno tanto e guadagnano un sacco senza fare chissà che. In realtà il mio network qualcosina ha fatto, però è stato qualcosa di davvero, cioè una cosa tipo su 3 anni hanno fatto una roba, però non è che hanno dato un chissà che sostegno, ecco. Considerando quanto io gli ho versato, allora sì, in quel caso dico, beh, forse stanno guadagnando più del dovuto. Però è una cosa che solo YouTube potrà decidere. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia? Non ci avete capito niente? Lasciate like. Non avete capito niente? Lasciate like. È un mondo strano YouTube. Ma la cosa fa anche ragionare. Facciamo finta che io campassi di YouTube, cioè nel senso YouTube è la mia fonte primaria, gestisco solo YouTube, ho talmente milioni di visualizzazioni che campo di YouTube. Non è il mio caso, però facciamo finta che a un mio collega, diciamo che chiudono il network, è un grande problema. È un grande problema perché non sai che cosa succederà alle tue fonti di guadagno, che non sono instant. Cioè, guadagni 5 e domani ti arrivano 5 euro. I guadagni di solito sono dopo 2 mesi con i network, perché prima lo devono ricevere loro, poi loro lo elaborano e ti danno la percentuale. È un po' un casino, è un po' un casino, e fa capire che comunque il lavoro dello YouTuber è un lavoro, sì, che magari ti bello, perché tendenzialmente, per esempio, nel mio caso io gioco, e se avessi milioni di visualizzazioni potrei guadagnare solo di questo. Però ti fa anche capire che in realtà YouTube, a differenza di magari un lavoro reale, no, ma, no, poi detto così, YouTube è anche un lavoro per alcuni. Cioè, YouTube non è da considerare lavoro tra virgolette, è da considerare lavoro con la L maiuscola. Non è che se uno fa una determinata attività vuol dire che non è un'attività che deve, cioè raga, chi fa televisione anche loro è un lavoro, chi fa il calciatore anche loro, che si divertono magari, ma è un lavoro per loro. Così come lo YouTuber, lo streamer o qualsiasi creator. Vedersi spazzare così magari da un giorno all'altro tutti i tuoi guadagni, tutta la tua carriera. Perché magari alcuni hanno dei vincoli, per esempio devi stare con il network 3 anni. Ma se il network chiude prima dei 3 anni, che succede? Boh, non vieni pagato per 3 anni?
È tutta una cosa così. Non c'è sicurezza, non c'è certezza, ecco, in questo lavoro. Che può essere bello, ma problematico da questo punto di vista. Mamma mia, ma io vi ho fatto una testa. Cioè, ho parlato per mezz'ora di sta roba. Io so che ad alcuni di voi piace, nel senso sapere, perché uno dice: ah, povera, chiodo grande, voglio farlo youtuber, bella vita, schiere, tanta patacca dietro e niente, sto tutto il giorno a giocare e guadagno. Non è facile, ragazzi, non è assolutamente facile. Per alcuni sembra una cavolata, ma ci sono delle responsabilità dietro anche, a volte legali pure. Cioè, se sbagli, hai sulla coscienza tutti i tuoi fan, o addirittura devi pagare perché magari hai messo la musica con il copyright, ti fanno causa qui e quella. È un lavoro rischioso, eh. Non per tutti, secondo me. Cioè, lato pratico è bello dire: ah, ok, bello fare lo youtuber. Ah no, scusate, teoricamente, al lato teorico è bello dire: bello fare lo youtuber e twitcher, quello che è. Poi all'atto pratico ti accorgi che in realtà ci sono delle difficoltà anche lì. Siamo arrivati. Finalmente siamo arrivati, come dice il mio navigator. Tra una chiacchiera e l'altra siamo arrivati a destination. E siamo arrivati a Milano. Fischio, siamo arrivati a Milano. Con il nostro Setra, bellissimo, della Marino Bus. E niente, io spero di avervi intrattenuto in questo lunghissimo video che un po' abbiamo discusso di quello che sta succedendo nella mia vita. Se volete questa mod la trovate qui sotto in descrizione nel mio Discord. Mi raccomando, lasciate mi piace, iscrivetevi, seguitemi in tutti i social network e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!